Il Dipartimento di Scienze Statistiche ha partecipato alla costruzione del Museo Diffuso con alcuni pezzi che sono da alcuni vecchi, chiamiamoli calcolatori elettronici, anche se allora erano meccanici, utilizzati per il calcolo. Due parole prima però sul Dipartimento. Il Dipartimento è stato fondato nel 1984, quindi è una cosa abbastanza recente. Ma prima in realtà ha raccolto l'eredità della Facoltà di Scienze Statistiche fondata all'inizio degli anni 70 e prima ancora dei studiosi che si erano occupati anche di calcolo delle probabilità all'interno dell'Ateneo Patavino, a partire da Galileo e da Cardano. Ecco, ora il Dipartimento appunto è qui in via Cesare Battisti 241. Consiglio a tutti di mettere il naso dentro perché è sempre aperto il portone, anche solo per vedere il giardino e per vedere appunto il nostro museo diffuso. E ha alcuni corsi di laurea, fondamentalmente di scienze statistiche, e poi collabora, metà della didattica del Dipartimento è dedicata ad altri corsi di laurea dell'Ateneo. Molti studenti di Padova hanno trovato nostri professori che insegnano la statistica, la demografia o la statistica applicata alle scienze mediche e così via, insomma, all'interno di tutto l'Ateneo. Questo museo diffuso, questa parte, piccola parte del museo diffuso, presenta appunto alcuni pezzi, sono quattro pezzi che alcuni sono anche vecchi, insomma, o antichi, come è meglio dire, forse, che proprio testimoniano come proprio da quando la statistica è nata, e specialmente poi nel corso del Novecento, si è evoluta insieme all'evoluzione delle macchine da calcolo, come venivano chiamate una volta, no? Adesso si dice computer, ma l'idea è proprio quella di semplificare il lavoro di chi doveva raccogliere i dati e chi doveva elaborare i dati attraverso dei meccanismi di tipo all'inizio meccanico e poi elettronico. Voglio segnalare solo un pezzo di cui siamo particolarmente orgogliosi. È un pezzo che deriva dal, adesso lo leggo perché è un modello con tastiera 10 tasti, addirittura costruita nel 1938-39 e che era distribuita in Italia dalla ditta milanese Lago Marsino, non so neanche se ci sia ancora adesso. Ecco, quindi questo è solo un esempio, poi ce ne sono anche altri. Quello che voglio sottolineare è appunto come di fatto in questi anni sempre di più la statistica vede un intreccio fra la matematica, fra le scienze sociali, fra le scienze anche dure, difatti il nostro dipartimento appartiene alla scuola di scienze, proprio con l'obiettivo di utilizzare al meglio i numeri, di utilizzare al meglio le tecniche statistiche proprio per poter trasformare i dati di cui siamo praticamente inondati, trasformarli in informazione e quindi in conoscenza utile per cambiare in meglio la società e per cambiare in meglio anche la nostra vita. Questa piccola testimonianza di queste macchine mostrano come questo processo è un processo che affonda ormai le radici nel secolo passato e ora appunto quando apriamo il nostro smartphone, quando apriamo il nostro computer da tavola, ecco, noi non facciamo altro, noi siamo i nipotini di questa storia in cui gli uomini hanno cercato fondamentalmente di risparmiarsi fatica, perché fare le cose a mano, calcolare le cose a mano è molto faticoso, molto complicato e anche c'è anche un alto rischio di commettere errori. In questo modo si cerca di perfezionare sempre meglio le cose. Ecco, noi come statistici cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo e questa partecipazione al Museo Diffuso è stata fatta proprio con la logica di questo genere.